amanti del cinema, io sono la Vero e oggi parliamo di The Hateful Eight. Cominciate a farvi un'idea. The Hateful Eight è l'ottavo film diretto e scritto da Quentin Tarantino e ha un cast spettacolare che comprende Samuel L. Jackson, Tim Roth, Kurt Russell, Jennifer Jason Leigh, giusto per nominarne alcuni. Nel mezzo di una bufera di neve, 8 sconosciuti sono costretti a rifugiarsi dentro un emporio. Alcuni si conoscono solamente per fama, ma tutti sospettano l'uno dell'altro. Nessuno si fida di nessuno in questo film ed è fantastico. Questo film è molto interessante perché non ha un vero e proprio genere. Può essere considerato sia un western, che una commedia, che un drammatico, un giallo. E al contrario del film Joy, che se non avete ancora visto la mia recensione, beh, eccola qua, pronta per essere cliccata. Questo film riesce nel miscuglio dei generi e lo rende bellissimo e speciale. Questa è una cosa che Quentin Tarantino riesce a fare molto bene. In più, tutti gli attori sono bravissimi. Spiccano Samuel L. Jackson, che secondo me fa una delle interpretazioni migliori della sua carriera. Walton Goggins è il principale portatore di risate in questo film e fa veramente morire dal ridere, è bravissimo. E infine ovviamente Jennifer Jason Leigh. E come unica donna del gruppo degli Hateful Eight, non dà di meno degli altri, se non di più. Anche lei è divertente, minacciosa come il resto del cast. E secondo me lei si meriterebbe l'Oscar per questo ruolo perché è una parte molto particolare per una donna, non se ne vedono tanti di questo tipo. Altro grandissimo pregio di questo film sono i dialoghi. Quentin Tarantino è bravissimo a scrivere dialoghi e a far sì che escano naturalmente e che non siano noiosi o che non suonino stupidi. E per questo film era molto importante perché è un film che dura 3 ore ed è basato su dialoghi principalmente. Questo è un grandissimo impegno che il film prende verso noi poveri spettatori. E nonostante ciò riesce a tenere la nostra attenzione. I dialoghi sono così appassionanti, stai lì, aspetti, può succedere di tutto in quel luogo. Queste persone sono a tanto così dall'essere completamente pazze e ti tiene incidata la sedia perché non sai cosa succederà e non vedi l'ora di scoprirlo. E di conseguenza queste 3 ore di film sono volate. È finito il primo tempo e sembrava fosse passata mezz'ora per me. E questo è incredibile. Poi ovviamente altro grandissimo lato di questo film sono le musiche di Ennio Morricone. Quell'uomo è un genio della musica. Quella colonna sonora è come se fosse uscita diretta da un film degli anni 60, uno spaghetti western. E già dai titoli di testa, sì, questo film è uno dei pochi film ad avere ancora i titoli di testa, ragazzi. Incredibile! Quando non è ancora successo niente, sai quello che ti aspetta e ti inserisce nell'atmosfera del film in un modo grandioso e ti fai trascinare. Questo è fantastico. Una cosa molto particolare è successa mentre guardavo il film. Durante una scena ascoltavo la colonna sonora e pensavo: questa traccia in particolare mi ricorda tantissimo la colonna sonora della cosa di John Carpenter. Anche quella era stata composta da Ennio Morricone. E poi torno a casa e scopro che quella traccia in particolare era del film La Cosa, però non era stata usata nel film La Cosa e Quentin Tarantino l'ha usata in questo film e ci stava benissimo. E io quando l'ho scoperto ho dato i numeri, ho fatto che... com'è possibile? Quentin Tarantino fa spessissimo questa cosa di inserire canzoni o musiche di altri film o già esistenti dentro i propri film. E anche in questo caso, giuro, se io non avessi visto il film La Cosa, non avrei mai pensato che quel punto lì, che quella traccia lì fosse stata presa da un altro film. E questa è la genialità di Tarantino. Perciò che altro dire, questo film a me è piaciuto da morire, a me piace un buon giallo intelligente, mi piacciono i film con i dialoghi intelligenti che non ti fanno annoiare. Tutti i personaggi avevano qualcosa da nascondere, avevano un passato, erano odiabili, non a caso Hateful Eight. E io non vedo l'ora di rivedere questo film, di ripassare una nottata con questi personaggi terribili. E a me non piacciono nemmeno particolarmente i film western, ma questa è una combinazione talmente particolare che funziona. E a me piace tantissimo. A me questo film è piaciuto più di Django e sicuramente sarà nella mia top 5 dei miei film preferiti di Tarantino. Per questo motivo The Hateful Eight si merita 4 popcorn e mezzo su 5. E voi invece cosa ne pensate di questo film? E qual è il vostro film di Tarantino preferito? Se vi è piaciuto questo video lasciate un mi piace, iscrivetevi e continuate ad andare al cinema. Per oggi è tutto, un bacione e alla prossima!